Purtroppo nell'ultimo mese le condizioni atmosferiche non hanno aiutato al proseguimento del mega boom. E anzi, ho appena guardato, alluvioni, grandine, tempeste, vento hanno rovinato quasi interamente tutti i lavori che ho fatto nella scorsa puntata. Guardate raga e capite voi stessi cosa è successo. Partiamo dal basso. Intanto, come vedete, lì è caduto un bastone. Andiamo giù. Ok. Allora, come vedete qua, si è staccato tutto un pezzo di collina, compreso questo sasso qui, e la terra ha invaso completamente tutto lo spazio dell'ascensore. Adesso qua è tutto bagnato, sarà difficile pulire. Ecco, ecco, guarda. Tutto il fango, guarda, sono pure entrato con la scarpa, guarda qua. Anche da questa parte qua è venuto giù un pezzo di crostone. Ah, aspetta, ecco perché si è staccato questo. Praticamente lui era l'ultimo appoggiato lì ed è crollato assieme alla terra. E guardate qui quanta acqua, raga, guarda quanta acqua. È completamente allagato, guarda qui. Oddio. Cioè, ma vi rendete conto? Madonna mia. Sotto là ho visto che è caduta giù una piccola frana da lì. Andiamo a vedere dall'altra parte cos'è successo. Madonna. Niente raga, allora, anche da questa parte qua, come vedete, una, due, tre franette piccoline cadute giù da quel lato qui. Anche qua è completamente allagato. Guardate, praticamente tutto il perimetro del bunker c'ha l'acqua. Era facile capire che sarebbe successo. Ma guardate qui quanta terra è caduta. L'iPhone è appoggiato più o meno sul pavimento. Guardate quanta terra è scesa. Anche qua, come prima, è successa la stessa cosa. Tutta la terra franata giù mi ha fatto rimanere i piloni senza appoggio. Quindi dovrò creare praticamente una sorta di palificazione per tenere in piedi quei pali lì. Cioè, io li ho fatti sporgere apposta per appoggiare sulla terra. Adesso non appoggiano neanche più alla terra. Cioè, incredibile. Vediamo l'ultimo lato. Madonna mia. Raga, questo qua è il lato peggiore di tutto. Si è creato completamente uno stagno. Cioè, guarda qua. Praticamente, raga, sembra di essere in un castello medievale. Facevano su tutta la struttura e poi attorno gli creavano questo solco di acqua per evitare di essere attaccati dai soldati. Veramente un disastro. Adesso mi piacerebbe sapere quanti giorni devono passare prima che tutta quest'acqua qua evapori e vada via dal mio terreno. Iniziamo a sistemare quel pezzo lì. Ok signori, tutto il vialetto l'ho fatto. L'obiettivo era quello di non far toccare il fango alle pareti di legno che ho messo. E questo lato qua direi che è fatto. Adesso vi faccio vedere la situazione all'interno. Chiaramente è tutto bagnato. I legni in alto stanno iniziando anche a diventare color nero. L'umidità li trasforma. Come vedete raga, è successo un bel casino purtroppo. E la colpa di questo casino sicuramente non è data dal tempo e neanche dai calcoli sbagliati, ma soltanto perché nell'ultima puntata del mega bunker non ho finito la copertura. Perché se tutto questo perimetro qua aperto fosse stato coperto dai pannelli gialli più celofan, guaine, teli per impermeabilizzare, tutta la pioggia caduta in questo spazio qua non sarebbe mai entrata sotto. Ma grazie appunto alla copertura sarebbe uscita nei laterali. E allora a quel punto lì tutta la terra sotto non si sarebbe bagnata, quindi non si presentavano frane e l'acqua dentro non si formava. Poi chiaro, un po' di umidità, un po' di acqua ci può stare, però non tutto il disastro. Ma poi la sfortuna vuole che è venuta giù proprio una bomba d'acqua. Guardate la piscina che ho fatto qualche mese fa, quanto si è riempita. Guardate il tubo bianco quanto entra dentro. Ci saranno almeno 30 centimetri d'acqua e sono 3 giorni che fa sole, quindi magari era mezzo metro prima. Io tra l'altro ho cercato di tamponare mettendo il celofan solo sopra qua, ma non è servito a niente. Guardate qua, cioè l'ha strappato anche, guarda, un uragano è venuto giù, ma che cazzo, pieno d'acqua pure il tetto. Quanto lavoro da fare in più che ho da adesso in poi. Vedete che questo pezzo qua, perché dovrebbe essere rialzato così? Perché dovrebbe molleggiare? Ve lo spiego io. Praticamente quei legni lì chiari che ho messo sotto nell'ultima puntata per rendere il soffitto più bello si sono completamente imbarcati. Per farvi capire, guardate questo qua, guardate questo, con l'umidità hanno preso una piega assurda rotonda. Guardate quanti centimetri si è imbarcato, assurdo. In pratica non solo ho tutto il casino della terra, dell'acqua, del fango eccetera, ma c'ho anche i legni che si sono imbarcati, quindi probabilmente alcuni dovrò cambiarli, altri soldi, bene così. A questo punto io direi basta piangerci addosso, iniziamo a sistemare i danni. Cioè guarda, l'ha proprio strappato in due punti diversi, assurdo. In pratica da sotto ho guardato quali pannelli erano arrotondati in modo tale che ho tirato via tutte le assi gialle e domani dopo con il sole magari si asciuga. Comunque guardate qui, è una cosa pazzesca, cioè guardate qua. Non vi rendete conto? Cioè guarda. Ok raga, sono veramente stanco morto. Ho pulito tutto attorno al bunker e poi iniziamo bene. A domani.
Ed eccoci qua raga, oggi giornata positiva perché vedete quel pacchetto là? Dovrebbe essere arrivato il motore che mi permette di andare su e giù con l'ascensore. Madonna mia, se pesa raga, se pesa. Eccolo qua signori. La madonna. Guardate qua che bestione. Questo qua raga è un bel paranco che tira su fino a 400 kg. Lunghezza della corda 18 metri, ma a noi ci serve giusto 2,5 metri / 3. Ma sapete qual è la cosa più bella? Questa qua raga. Questo qua è il telecomando wifi per andare su e per andare giù con l'ascensore. Che figata. Allora, come potete vedere, non vedo l'ora di vedere se funziona il nostro coso. Chiaramente questa qua è soltanto una prova al volo, appunto per capire com'è fatto. Ci siamo, raga, ci siamo. Allora, prendiamo il telecomando, mettiamo su on. Io sinceramente non so bene com'è che si accende il motore qua. Proviamo a fare start. Ah, ok, è comparsa una lucina verde. Vediamo se va su e giù. Attenzione, funziona veramente bene, raga, guarda qua. Okay, adesso chiaramente è tutto un pochino pericolante, quindi devo stare molto attento perché se qualcosa là mi cade in testa non finisco all'ospedale, finisco direttamente al cimitero. Ok, proviamo a tirar su questo. Vi dico la verità, non vedo l'ora di finire quel pezzo qui. Prima però abbassiamo un attimo l'entusiasmo, mettiamo via il telecomando e iniziamo a completare la struttura esterna coprendola con i pannelli gialli, perché se dopo questi giorni di sole torna un'altra pioggia siamo di nuovo a capo con l'acqua dentro. Tra l'altro guardate che figata, soltanto tra la giornata di ieri e oggi si è prosciugato tutto. Questo vuol dire che il fondo del mio bunker è bello drenante. Dai cavoli, dai! E pulito e sistemato, il tetto ormai asciutto, era ora di comprare nuovi materiali. Ciao signori, bisogno di un po' di roba. 24 pannelli da 3 metri da cantiere gialli. E se riesci a portarmeli così domani mattina ce li ho lì. Abbiamo deciso di ribaltarli giù, raga. Vieni, vieni, vieni! Vai, ribalta pure! Bravo! Minima impresa, massima resa. Mamma mia! Spettacolo, guarda qua! Tutti belli vicini poi. Dai, ti apro. Ciao! Eccoci qua, raga. Terzo giorno del mega bunker e figuriamoci se stanotte non pioveva. Guardate qua, i pannelli che abbiamo portato ieri sono già tutti belli bagnati. Ah, porca puttana. Perfetto raga, i primi 4 li ho messi in posizione, li ho fissati, adesso iniziamo con i pannelli di copertura. Guarda qui quanto ci ho messo, 5 minuti. Il lavoro fatto benissimo e in poco tempo, tutto perché ho lavorato bene prima. In questo punto qui, per mettere gli ultimi 2 pannelli, devo scavare un pochino la terra. Mamma mia, la precisione! La precisione del Mighi! Oddio, la precisione mica tanto, eh. Mica tanto. Però occhio non vede, cuore non duole. Guardate che bella tettoia che vi ho fatto, bella gialla. Con i pannelli adesso si vede ancora di più la pendenza che porterà fuori l'acqua da qui. E adesso anche i meno esperti mi diranno: sì, ma Michi, ma adesso l'acqua si ferma tutta qua. Avete ragione, signore. Ed è per quello che prima di concludere tutto il lavoro, con la ruspetta scaverò anche tutto quel pezzo di collina lì. Un po' alla volta, dai. Non è che posso fare tutto oggi, eh. Volevo giusto vedere com'era da sotto adesso. Andiamo a vedere. Dai, ve l'ho coperto. Quasi qua posso fare un tunnel segreto dopo una volta finito. Chi lo sa? Chi lo sa? Ma non perdiamo altro tempo, facciamo gli altri 2 lati. Che 2 palle. Secondo lato check. Non so se avete visto, ma quell'angolo qui l'ho già coperto andando bello dritto con i pannelli. Invece questo qua ha bisogno di un lavoro di segmentazione. Adesso però non userò quelle assi là belle nuove per tagliarle tutte, ma bensì utilizzerò queste qui, che a parte la prima, queste qua signori sono ancora dei pezzi rimanenti del ponte di Squid Game. Sarà contento Blur. Allora, adesso io non sono uno che se la tira, non mi piace eccetera, però porca di quella puttana. Cioè guardate che lavoro che ho fatto. Cioè scusami, questo qua è un Tetris umano. Guarda lì, guarda che bello. Quei materiali di recupero. Perfetto signori, perfetto. Manca tutto sto pezzo qua adesso. Come vi ho detto all'inizio del video raga, qua è caduta giù una frana. E come si può notare da questa crepa qui, mi sa che tra un po' ne cadrà un'altra. Ma al di là di questo, alcuni legni adesso non toccano più il terreno. Cioè guardate questo qua. Devo quindi, prima di coprirli con i pannelli gialli, fargli una sorta di palificazione. Andiamo al brico a cercare qualcosa che sia adatto. Eccoli qua, ce l'ho anche già i buchi. Eccoli qua. 5 paletti a T di ferro più un po' di viti nuove.
Diciamo che non è molto safe questo posto, eh. Perfetto, signori. Io ho messo praticamente dei pali di ferro a sostegno delle travi a sbalzo. Questo qua dovrebbe darmi una mano a tenere un pochino di più la flessione dei pali. Ora direi che possiamo iniziare con il penultimo lato. Dai. Abbiamo completato tre lati. Guardate che figata. Che bello. Che bello. Ma invece qua cos'è che c'è? C'è una presa della corrente. Agganciamola. Andiamo giù sotto. Eccoci qua. Guardate cosa ho attaccato. Olè! Guarda! Ho messo tutta l'illuminazione nell'intercapedine tra il bunker e il terreno. Guardate che figata. Anche di qui, eh. Guarda. Cioè, ma ti rendi conto? Una volta finito tutto, quando anche tutti gli ultimi buchi saranno coperti, questo qua diventerà un altro spazzetto per fare cose. Ok. Tutto bello, tutto bellissimo. Qua nel baule c'ho anche i primi teli per coprire il bunker. Ma adesso bisogna pensare all'ascensore. Tra l'altro questa scatola qua mi è arrivata. Sto facendo varie prove per capire come fare l'interno del mega bunker. Anzi, fatemi sapere nei commenti secondo voi come dovrei abbellirlo. Questo qua è polistirolo, ma lo vediamo in un'altra puntata. Come vi dicevo, partiamo con l'ascensore. Allora, partiamo dicendo che in questi giorni ho fatto qualche ricerca sulle dimensioni del cesso chimico e ho notato che devo stringere un pochino la struttura, altrimenti non ci sta. Per voi il timelapse è durato 5 secondi, per me quasi 45 minuti. Pali messi in posizione 70x70. Adesso con questi due gli creo i supporti esterni. E voilà, signori! È proprio un mini mini ascensore, come la mia mini mini casa in cartone che ho costruito simulando quella vera. Che tra l'altro proprio ieri, ve lo dico, abbiamo venduto la metà di tutte le copie che ho prodotto. Non vi dico il numero totale perché forse ci farò un video dedicato più in là. In ogni caso vi lascio ancora il link in descrizione e se la volete entro Natale. Continuiamo, dai! Arrivati a questo punto, signori, facciamo finta di fare un piccolo sentiero nel giardino che creerò sopra il bunker e ad un certo punto entrerò nel bagno per entrare nella mini ascensore. Eccoci qua. Come potete vedere, la mia testa oltrepassa i quattro piloni che ho messo l'altra volta. Già è piccolina, se devo anche andare giù così direi che è un po' scomoda. Devo quindi trovare il modo di alzarla. Andiamo al brico, dai. Devo prendere due pezzi di legno giù in fondo là, però sono lunghi 4 metri e sono qua in macchina. Posso tagliarli io? Quindi dovrei comprarlo, uscire, tagliarlo fuori, per dire. Qua nel parcheggio me lo fai tagliare. Ok, basta, dai. Che sia fuori dalla settimana. Ok, perfetto, grazie. Non si può tagliare all'interno perché giustamente loro non si prendono la responsabilità di quello che succede. Quindi li portiamo fuori e lo tagliamo là. È stato tutto. Brava zia. Ed ecco qui quello che voglio fare per alzare l'ascensore. Chiaramente metterò le travi sia per così che per così. E piano piano ci alziamo. Fatto questo, metto il motore e manca soltanto il cesso chimico. A proposito, se c'è qualche azienda che vuole mandarmi un cesso chimico, ben venga, altrimenti lo compro online anche quello lì. Tra l'altro, occhio con gli acquisti online in questo periodo tra Black Friday e Natale, perché tutti siamo pronti a comprare qualsiasi cosa, poi arrivano i messaggini sul telefono. Amazon.it in consegna il tuo pacco. E un sacco di gente poi clicca i link non sapendo che in realtà sono delle truffe. Quindi occhio a quello che cliccate, eh. Io ve l'ho detto. Continuiamo. Tra l'altro, raga, uno dei modi migliori per evitare questo phishing malevolo fatto da questi link che vi arrivano è attivando la NordVPN, perché hanno appena aggiunto la funzionalità Thread Protection. Che bello. Che bello. Che bello, signori. Questa funzionalità dal computer vi blocca completamente i siti malevoli. Invece dal dispositivo mobile, quando cliccate il link, ve lo blocca. Non sapete, raga, quante volte mia mamma ha detto: mi è arrivato questo link, posso aprirlo? No, non devi aprirlo, mamma, non devi aprirlo. Adesso le attivo la NordVPN così non rischiamo. Guardate che figata, raga. Guardate che figata vi ho fatto. Raga, più che un ascensore sembra il comignolo sopra i tetti delle case. In versione gigante, chiaramente. Comunque, per chiudere il discorso, NordVPN, vi lascio il link in descrizione. Attivandola non solo potete spostare l'indirizzo IP in altri paesi e con questo quindi guardare serie TV straniere piuttosto che avere sconti online quando comprate viaggi, ma con il link che vi lascio in descrizione non solo avrete uno sconto esclusivo, ma anche 4 mesi gratuiti se attivate qualsiasi piano biennale. Ok, ok, ci siamo. Adesso tiro giù tutti i legni uno a uno e li avvito tutti.
Allora, vi dico la verità, raga, in questa situazione qua è un po' pericolante. Madonna mia. Ma cosa sto costruendo, raga? Madonna. Ho avvitato in posizioni più comode. Allora, apriamo un attimo il pandino. Perché qua così ho messo il motore. Adesso la domanda è: come minchia attacco il motore? Non lo so. Ok. Allora, signori, tutto il motore è sostenuto da questi due pezzi di metallo, il che non è che mi rende così tanto tranquillo. Però se l'hanno fatto per resistere 400 kg ci sarà un motivo, no? Tra le varie macerie che ho accumulato ho trovato questa barra di ferro un po' arrugginita, che però se guardate è bella spessa. Ci siamo. Vediamo se entra. Mamma mia, è sua. È la sua. Ho quindi smerigliato il tubo, tagliato, fatto due fori. E adesso cosa fai? Non gliela metti un po' di catramina? Da quando l'ho comprata, raga, in tutti i progetti la uso. E come sempre, il pennello è all'interno dello stivale. Eccolo qua. Madonna, che schifo. Lasciamo passare qualche ora che si asciuga. Olè, eccolo qua. Bello, bello asciutto, signori. Ora infiliamolo dentro qui e mettiamo tutto sopra là. Un po' incastrato, ma perfetto. Come cazzo scendo adesso da qua? Cioè, guarda che bello. Attacchiamo l'elettricità, dai. Ok. Perfetto, filo elettrico sistemato e attaccato ai pali di legno. Agganciamo la spina alla corrente e proviamo a vedere se funziona. On, start. Qua è diventato verde. Ok, ci siamo. Pronti, partenza. Eccolo qua. Sensore funziona. Adesso, raga, prima di provarlo personalmente, faccio un piccolo pianerottolo per iniziare a fare i test di carico. Guardate che carino che è. Guardate che carino, signori. Adesso, proprio come ho fatto con le montagne russe, simulo il mio peso con le batterie defunte delle auto, che sono qua di fianco al cesso. Madonna, se pieghi. 72 kg o 75, non mi ricordo più. Prendiamo il nostro telecomando, spostiamoci un attimo. E se la cosa funziona, direi che possiamo fare la prova con su me. Test numero 1, pronti partenza, via. Signori, funziona! Vediamo se va su fino in alto. Sia in giù che in su. Perfetto, cavolo, perfetto! Ho notato che sfrega un pochino su questo pezzo di ferro qua, ma non dovrebbe essere un grosso problema, quindi io direi di fare il test umano. Oh cazzo, raga, mi sono cadute giù, madonna! Cioè, volevo avvicinare il coso sopra qua per fare meno sforzo e sono volate giù le batterie! Cioè, sono completamente volate! Dato che sto ancora facendo i primissimi test, nonostante il paranco tenga 400 kg, io voglio comunque mettere su un bel casco per sicurezza. Magari tolgo gli occhiali, perché non si sa mai. Va bene scherzare, va bene ridere, però la sicurezza in questo caso viene prima. Ci siamo, raga! Mettiamo su on! Perfetto, ci vediamo da basso in qualsiasi caso. Raga, sto per salire, attenzione. Ok, sto per salire. Prima un piede, poi l'altro. Ecco, il secondo piede è il più difficile. Ok, ok, madonna mia, raga, sono salito, raga. Cioè, in questo momento sto volando, in questo momento. Schiaccio il pulsante per scendere, vai. Funziona, raga. Funziona. Funziona, signori, funziona, che bello! Funziona, raga, dai, dai!